È una iniziativa sportiva che ha innegabili ricadute anche sul piano turistico. Convinciamoci che lo sport equestre in Europa produce un ritorno sul territorio straordinario. Il più grande impianto in Italia si ferma ad Arezzo. Noi abbiamo la necessità in Sicilia, nella Sicilia occidentale e in quella orientale, di puntare anche su questo segmento sportivo. Ed è per questo che la Fiera Mediterranea del Cavallo approda a Palermo in questo straordinario impianto, ma non dimentichiamoci che da qualche anno rimane chiuso l'impianto comunale della Favorita, dove invece abbiamo già avviato una serie di lavori per poterlo rioffrire al circuito delle iniziative. C'è turismo, c'è sport, c'è svago, c'è aggregazione, quello di cui ha bisogno la gente e quindi l'economia siciliana. Questo è il primo grande evento dopo 5 anni praticamente di chiusura. È un evento al quale puntiamo con particolari attese. C'è un investimento da parte del governo regionale, c'è una mobilitazione da parte delle associazioni, degli amatori, dei volontari, è tutto un mondo che gira attorno allo sport equestre. Naturalmente puntiamo anche sugli altri sport. C'è da sperare che la pandemia non ci riservi spiacevoli sorprese. Siamo stati di fatto condizionati in questo biennio, ma guardiamo avanti a partire dall'autunno con rinnovata speranza. È un grande evento di sport, ma è soprattutto un grande evento per la possibilità che diamo alle intere famiglie fatte di genitori, di bambini, di ragazzi che non sempre sono così vicini alla natura per poterne usufruire. Qui siamo in un paradiso per quanto riguarda il mondo del cavallo, l'ippodromo sappiamo bene che si occupa di questo, e stiamo avendo l'occasione di poter avere la Fiera Mediterranea del Cavallo, che dà la possibilità appunto di fruire questo meraviglioso mondo del cavallo sotto tutti i punti di vista, quelli sportivi, quelli della tradizione, quelli della cultura, in modo tale da poter appunto dare la possibilità a chi non è assolutamente addentro a questo mondo di poterlo conoscere meglio. Il bello di questa giornata è restituire alla città questo impianto, grazie alla Regione Sicilia, all'Istituto di Incremento Ippico, all'Ippodromo, siamo riusciti a organizzare questa fiera, Fiera Verona, siamo riusciti a organizzare questa 4ª edizione della Fiera del Mediterraneo, la 2ª tappa perché la prima è stata ad Ambelli la settimana scorsa, ed è un momento di incontro. Il progetto dell'ippodromo prevede anche tanto altro, oltre a essere ippodromo, un centro polifunzionale che restituiremo piano piano alla città. Questo appuntamento che abbiamo ospitato con grande festa e con grande clima di gioia si inserisce in quel progetto di rivalorizzazione generale che prevede questo ippodromo non solo come la casa dell'ippica e del cavallo in generale, ma come un parco verde polivalente e polifunzionale da restituire ai cittadini palermitani, siciliani, italiani.